Bella gente, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft 1.17. Signori, ieri è uscito lo snapshot 21v06a, uno snapshot davvero magnifico e vi invito ad andarlo a vedere, ovviamente, nel video di ieri. Mi raccomando, passateci. Oggi siamo qua per mostrarvi delle fantastiche caverne che sono riuscito a trovare in quest'ultimo snapshot, andandovi a mostrare quella che sarà la generazione del mondo nuova nella 1.17, associata ovviamente anche all'altezza del mondo. Abbiamo diversi biomi, abbiamo diverse caratteristiche ed è importante sottolinearle un po' per mostrarvi la fantasticezza, si dice così, non penso, di questa fantastica però 1.17. quindi signori, vi lascio direttamente al video e buona visione. Ed eccoci signori, ritrovati effettivamente nel nostro mondo di Minecraft. Direi di andare subito a vedere delle fantastiche tipologie di caverne generate ovviamente con lo snapshot 21v06a uscito proprio ieri. Abbiamo tante tipologie di caverne da vedere, ovviamente appartenenti a quelle della nuova generazione, la novità di questo snapshot. Partiamo signori da questa caverna, che è molto interessante, secondo me è abbastanza carina. Vediamo tante di queste forme. Ovviamente questa, ragazzi, è appartenente alla tipologia delle noisy caves. E per come è fatta, questa strettezza continua, diciamo, che possiamo vedere vagamente, mi è andata anche a ricordare il Deep Dark. Abbiamo qui signori invece un aquifer, uno dei biomi acquatici sotterranei, o per meglio dire subacquei, nella quale sarà possibile magari un giorno vedere le glow squid. Come vedete, questa è sostanzialmente la piscinozza del caso. Se proseguiamo invece dall'altra parte, qua già invece notiamo una noisy caves che continua con anche dei diamanti. Vi ricordo che siamo a livello meno 30. Se non avete visto il video di ieri dove vi mostro lo snapshot, vi consiglio di andarlo a vedere signori. Qua troviamo signori una noisy caves decisamente buggata, in questo caso la bedrock a livello meno 59 praticamente non è ben coperta dalla stone come invece da questa parte, è generata in maniera leggermente buggata. Più che altro questo triangolino qui è un po' strano. Anche qua abbiamo invece una noisy caves decisamente buggata, qui legata all'acqua. Come vedete c'è una conformazione ancora che non è ben definita da Minecraft, purtroppo. Sembra quasi un perimeter, mi ricorda vagamente un perimeter. Signori, qui invece ho trovato una noisy caves che mi ricorda vagamente le dripstone caves, che però vedremo dopo in maniera migliore. In questo grandissimo ampio spazio potremmo trovare magari un giorno una residenza per le dripstone caves, per quanto effettivamente le stalagmiti giganti si vanno a formare con la stone in questo caso piuttosto che col dripstone block. Ma insomma, l'intento è questo e la dimensione della grotta in sé c'è, e come potete vedere. Mentre qua signori abbiamo un mega aquifer formato ancora meglio di prima. Ci sono anche dei magma block che potrebbero spawnare alcuni punti, ma guardate quanto cavolo è grande questo bioma aquifer. È davvero gigante. E insomma, sarà ben divertirci nuotare attraverso in questo posto, ovviamente magari passandoci anche con la barchetta a scavare i minerali nei sottosuoli più interessanti di Minecraft. In questa caverna, in questa noisy cave, possiamo invece trovare un bioma d'ametista generato dal lato opposto, mi viene da dire, ma spaccando questo nucleo di tufo sarà possibile accedere ovviamente al geode di ametista, bellissimo. Mentre in quest'altra noisy caves possiamo trovarlo direttamente in questo modo. Come vedete, da questa parte sarà possibile vedere il tufo, ma se si arriva da quest'altra vedremo proprio i cristalli. Finalmente la generazione dei dungeon di ametista è abbastanza coerente, più che altro con la conformazione delle caverne stesse, che ancora per essere non sono finite. Abbiamo qui signori un esempio di spaghetti caves, signori, che si va a diramare. Come vedete qua abbiamo una noisy caves gigante, ma passando qui c'è un bel squarcio causato da una spaghetti caves. Anche qua più o meno assomiglia. Il tutto si va, diciamo, a confermare nella cheese caves, invece, in quella formaggio. Molto semplicemente, ecco, questa ragazzi è un esempio perfetto invece di spaghetti caves. Guardate come procede giù. E questa conformazione a buchi di formaggio ci ricorda anche la cheese caves, ben appunto. Ora siamo nell'oceano, signori, come potete vedere. E qua sotto possiamo trovare delle entrate nelle caverne subacqueo. Ci sta, mi piace, è una bella gran trovata. E come vedete siamo già qua giù, sembra
praticamente attaccato alla superficie, a livello 1, per essere incredibile, incredibile. Il livello del mare ovviamente è sempre tale quale a prima, non cambia nulla sotto questo aspetto. In questo punto troviamo la conformazione invece delle Mannschaft nei confronti delle caverne. Infatti ragazzi, le Mannschaft, queste qua, d'ora in poi, se dovessero avere dei problemi legati più che altro all'altezza delle caverne sottostanti, dovranno sviluppare questi pilastri di legno, molto semplicemente, che le tengono in piedi. E questo è un esempio un po' piccolino, ma ce ne sono di davvero grandi. E qua abbiamo una Noisy Caves davvero gigante. L'ho presa perché, cavolo, guardate qua che mondo incredibile e che bellissime conformazioni ispirate, mi viene da dire, a quelle del basalto del Nether della 1.16. Comunque, guardate quanto cacchio è grande questa Noisy Caves, è davvero bellissima, ci sono un sacco di materiali, minerali e insomma, non vedo l'ora davvero di giocare in survival con queste fantastiche caverne che, ripeto, ancora non sono finite. È importante però considerare come esistano ancora le vecchie caverne di Minecraft, proprio questa. Questa, signori, è una vecchia caverna più o meno che potevamo trovare fino alla versione precedente, allo snapshot precedente, anche se è realmente piccolina, insomma. Per ultima cosa invece vi mostro un mondo generato con l'opzione single biome, andando a selezionare le dripstone caves. Si vanno a creare delle conformazioni bellissime, ovviamente utilizzando le noisy caves che abbiamo visto fino a prima, ma al posto di tanta stone, in questo caso vado ad utilizzare e spawnare la dripstone block e ovviamente stalattiti e stalagmiti del caso. Ovviamente però creando anche questi fantastici, diciamo, rappresentazioni della stalagmite in sé, che vediamo nel suo più bello splendore da questa parte. Come vedete, è una figata assurda. Non saranno così le dripstone caves? Lo saranno invece? Chi lo sa, probabilmente però ne avranno tante di più di queste stalagmiti. Sarà bellissimo esplorarle assieme, ma per il momento ce le possiamo gustare e godere in questo modo, paragonate però con le dripstone caves e le noisy caves che abbiamo visto fino ad ora con le conformazioni a spaghetti a formaggio. Insomma, è wow, davvero incredibile che Minecraft sia riuscito a fare tutto questo. Non so cosa ne pensate voi di questo aggiornamento, di questo snapshot, ma secondo me ci ha rivoluzionato abbastanza il modo di vivere in Minecraft in miniera, perché molte sono davvero cambiate tantissimo e non vedo l'ora di provarle. Quindi signori, vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e commentare, passate anche dalla descrizione dove trovate il link al gruppo Telegram, al profilo Instagram, al sito viale delle live. Detto questo signori, da Enrico è tutto, alla prossima, ciao ragazzi!